Buongiorno e buon Natale a tutti. Questa è una straordinaria occasione per esprimere la mia profonda gratitudine per il lavoro che ciascuno di noi ha svolto in quest'anno, ma quando dico noi intendo noi dell'amministrazione dell'interno e non io in quanto ministro. Siete voi che avete reso questa amministrazione ancora una volta protagonista nel funzionamento del sistema dello Stato. E non c'è ambito, e pensateci bene, proprio così, non c'è ambito della nostra amministrazione statale che non sia stato toccato da un'azione efficace, solerte, forte dell'amministrazione dell'interno. Dal tema delle infiltrazioni negli enti locali alla questione che riguarda l'ordine pubblico, dal delicatissimo tema della migrazione alla tenuta del funzionamento di un'amministrazione civile che non va mai dimenticato, e lo dico soprattutto ai prefetti, eroga servizi, è in grado di dare ai cittadini tantissimi servizi. Ma andiamo con ordine. Noi abbiamo rappresentato una amministrazione anche quest'anno che ha saputo garantire diritti e libertà ai nostri concittadini. Il diritto di manifestare liberamente insieme al diritto degli altri cittadini di godersi la propria città e di godere della propria città. 9.000 manifestazioni di ordine pubblico che sono state affrontate con grande sapienza nella gestione della piazza e dell'ordine pubblico. È una situazione sociale molto difficile in cui, come spesso accade, la difficoltà, la crisi economica, ciò che non si riesce a risolvere in ambito sociale poi diventa esattamente quello che deve essere affrontato in termini di ordine pubblico. Tutto questo è ciò che noi abbiamo saputo fare con oltre 9.000 manifestazioni. E questo è un grande risultato per il quale io ringrazio tutte le forze dell'ordine, così come ringrazio i prefetti e le forze dell'ordine con grande slancio. Li ringrazio per quello che hanno saputo fare in materia di contrasto alla criminalità organizzata e non solo organizzata. Io farò una conferenza stampa a fine anno, la prossima settimana, nella quale, e darò il giusto merito a tutti voi, rivendicherò il risultato di un indice di delittuosità in calo di circa il 9%. Noi abbiamo saputo anche contrastare la criminalità organizzata con importanti risultati di confische e di sequestri di beni. Ringrazio ovviamente la polizia e ringrazio gli uomini e le donne in divisa della Guardia di Finanza, ringrazio i carabinieri che ogni giorno in prima linea si impegnano per realizzare questi risultati. Così come mi sia permesso di dire un grazie forte, un grazie di cuore, l'ho già fatto nel giorno di Santa Barbara e lo ripeto oggi, ai Vigili del Fuoco, perché la nostra amministrazione è protagonista del soccorso pubblico e della anche difesa di quei cittadini che, facendo un numero, quello dei Vigili del Fuoco, con tre cifre si sentono molto sicuri e tranquillizzati che qualcuno potrà intervenire. Ho accennato durante la premessa al tema della immigrazione. Io dico ai prefetti grazie, grazie di cuore per la capacità manageriale. Io spero di farvi un complimento nel dire questo, sebbene i prefetti si sentano giustamente al vertice dell'amministrazione, hanno superato un difficile concorso, quindi può anche darsi che se dico manageriale non sia esattamente un complimento. Lo vivo come un complimento e ve lo dico come tale. Avete con grande capacità manageriale saputo affrontare con prontezza l'imprevedibile, perché nessuno purtroppo ha preannunciato gli sbarchi, nessuno ci ha preannunciato quando e dove sarebbero arrivati i migranti. Ecco perché è stato uno sforzo ciclopico da parte della nostra amministrazione, uno sforzo che non ha precedenti e al tempo stesso a cui abbiamo retto molto bene. Di questo ci è stato molto dato atto durante il semestre di presidenza italiana e quindi io giro a voi come prefetti il ringraziamento e la gratitudine che in questi 6 mesi ho potuto riscontrare nei confronti dell'Italia da parte degli altri colleghi ministri dell'interno degli altri paesi. So bene quanto è stato difficile, anche mi sia consentito
sul piano psicologico affrontare un anno in cui, mentre c'era questo sforzo, si è anche paventata una riforma che di primo acchito era sembrata penalizzante nei confronti del sistema delle prefetture. Invece, con un ottimo lavoro insieme al Ministero della Funzione Pubblica, insieme a Palazzo Chigi, siamo riusciti a affermare che le prefetture rimangono il pilastro essenziale della pubblica amministrazione statuale sui territori, e il percorso delle riforme nell'anno 2015 ci confermerà in questa intuizione. Io mi avvio a concludere tenendo conto del clima prenatalizio e anche della nostra grande capacità di lavoro, e quindi non voglio sottrarre qualcuno di voi al lavoro, e come avete sentito anche noi siamo qui al lavoro nella mia stanza. Vi porto i saluti dei capi dei dipartimenti che hanno collaborato con me in questo anno, e vorrei rivolgere un ultimo saluto a coloro i quali hanno svolto una funzione importante di coordinamento, e cioè ai questori guidati dal capo della polizia che ha esordito lo scorso anno, e cioè nel 2013, subito dopo l'avvio del mio mandato da ministro, hanno svolto un lavoro straordinario di coordinamento delle forze in campo, anche delle altre forze dell'ordine. Quindi grazie a tutti i questori, noi abbiamo una polizia molto forte, abbiamo una polizia che esprime anche, e ne parlavano in questi giorni anche con il capo della polizia, una nuova leva e una nuova generazione da valorizzare, e noi siamo pronti a valorizzarla. Anche nei passaggi successivi alla legge finanziaria vi sarà tempo e modo per affrontare e risolvere alcuni nodi che non siamo riusciti a sciogliere durante questa legge finanziaria, ma voi sappiate, lo dico ai questori specificamente, di poter contare su un ministro che conosce i problemi e che è appassionato di questi problemi, e dunque delle relative soluzioni. Buon Natale a tutti voi, un buon anno, tanti auguri. So che per il tipo di lavoro che siete chiamati a svolgere, molti di voi dovranno fare dei turni molto serrati e non faranno delle ferie continuative. Quindi un doppio grazie a tutti quelli che ogni giorno continuano a dimostrare che l'Italia è un paese libero, democratico e civile, e anche un posto sicuro nel quale vivere. Buon